Grazie Lauro, allora io parto da Mario, ovviamente Nora poi sa perché poi la voglio bene. Allora Mario, faccio vedere che il libro era proprio necessario, è il titolo di un lavoro di Diego Paura e Anna Stromillo che parla un po' di una storia ambientata in un casale in Toscano, una compagnia teatrale, cioè, poi ci sono dei misteri, degli aneddoti, però ho voluto, caro Mike, sei regia, farti inquadrare Mario, perché Mario è un pozzo di cultura, Vabbè, è un leone della esagero. È cultura, Leone, un quella gioco. mostra che abbiamo fatto ieri. Ecco, se tu vuoi parlare un po' della mostra, così vedi un Sì, fotografo con no, immagini bianco e nero, stupende. Guarda, una mostra bellissima, Carnet de Voyage, dal barocco al neorealismo. C'era anche Michele ieri con Giuseppe Leone, questo autentico protagonista che ha viaggiato nella Sicilia letteraria insieme a firme importanti come Consolo, come Bufalino, come Sciascia. Ecco, mi dà proprio in là un titolo di Gesualdo Bufalino, La notte delle menzogne, che è una sorta di racconto simile a questo, cioè una sorta di racconto cornice in cui ci si incomincia a confrontare, a scoprirsi, la scoperta di sé, perché io non ho avuto ancora modo di leggere questo libro, ma da quello che mi sembra di capire c'è un itinerario di ricerca interiore all'interno di una cornice quasi decameroniana, no? Poi è scritto Seguendo da quella due che è colleghi una che grande, hanno un percorso esatto, alle spalle professionale molto una importante. grande tradizione narrativa, e mi ha colpito subito ad epigrafe, perché io sono uno di quelli che i libri li legge da subito, anche già nelle dediche e nelle epigrafi, perché ti fanno capire il sentimento con cui sono scritti. E c'è una bellissima frase di Proust, per cui è un libro che senz'altro parla di memoria, di memoriale. È un libro che parla di psicologia, di gastronomia, di identità, e mi piace il titolo, era proprio necessario, che mi fa capire quello, ci fa ricordare quello che diceva Montale quando vinse il Nobel, o meglio il Nobel per essere precisi Nobel. nella dizione. E dice: Maestro, ma come mai questa poesia, questa letteratura? Un giornalista che chiedeva, e lui disse: se la realtà ci bastasse, non avremmo bisogno della poesia o della letteratura. Ecco, Bellissimo. la letteratura è un prodotto necessario quanto superfluo, è un prodotto inutile ma mai nocivo. E quindi ben venga tutto ciò che è necessario. Ti ringraziamo molto di queste riflessioni, questa analisi, e lì parla di una compagnia teatrale nel libro, quindi ci deve essere Ci forse siamo. l'attore, c'è stato Nino Lauro. Nino, era proprio necessario che tu facevi questo percorso d'attore. Qua tutti mi chiedono, ma Nino Lauro attore, ieri sera, Nino Lauro attore, certo, mi ho fatto vedere le tue foto di Diciamo scena che è un percorso e... che più che altro ti sceglie, è una Quindi, passione, un amore che ho sempre coltivato. Poi ho avuto l'occasione di frequentare dei maestri che mi hanno consigliato e posso dire io due nomi, Pino Ecuba e Nando De Maio, che sono Sì, la prima di Pino scrittura, sono Ecuba e già... Nando De Maio, anche il maestro Vabbè, Placido. certo, vabbè. Tu hai fatto dei Sì, masterclass. diciamo il primo però è stato Luca Bordo, che ha fatto un corso di doppiaggio con Luca, e lui che mi ha E poi i consigliato. gemelli del gol nel teatro, i Sì, fratelli Gallo, Gianfranco e anche Max Gallo. perché Napoli è proprio la culla del teatro e della recitazione. Bene, allora io Teatro a passo. cielo aperto. Bene, io No, sul passo. discorso del libro volevo Ah, aggiungere, poi anche a ci me ha ritornavo, colpito ci molto ritornavo. il titolo, proprio era proprio necessario, perché è una riflessione che bisognerebbe fare un po' tutti i giorni, ognuno di noi, no? Per dire, ma faccio questa cosa, ma era proprio necessario fare questa cosa? Una domanda che dovremmo farci più Infatti la spesso. domanda vorrei fare a Nora Rizzi, che ha una storia, se la inquadri, Per Michele, evitare dici... errori e rimpianti, no? Spesso siamo sospesi Sì. da queste Forse, io due ritengo dimensioni. che Nora fosse sempre Rizzi, non c'è necessario bisogno fare di qualcosa, presentarla. altrimenti... Per te una sola cosa è necessaria, comunque. Le riprese. Non Preparatevi, c'è altro. Io invece cambio tutto, la pittura. La bellezza, diciamo così, dai. La bellezza. dobbiamo Scendiamo proprio su. scoprire, faccio l'addizione perché c'è il Nino, dobbiamo scoprire la bellezza del giardino incantato. Allora, era proprio necessario. Nora, tu non hai bisogno di presentazioni. Pole position in prima fila, presi d'avanguardia nella scuola, partendo dall'educazione, proprio una scuola completamente diversa rispetto a quella di oggi. Cosa è necessario?
Io gioco sulle parole. Nella scuola? Era proprio necessario fare queste riforme o tornare un po' a un valore antico, perché una tua collega mi diceva che prima quando i ragazzi c'erano dei disagi, giovanili, alcuni ragazzi non proseguivano gli studi, ma c'era un percorso formativo per insegnare il mestiere, non so, eccetera. Data la mia vecchiaia. Ma io posso ti faccio dire, questa domanda perché c'è uno spirito giovane. No, proprio vecchiaia di età e esperienza didattica e di vita, ritengo che tutti i problemi dei giovani sono dovuti ai grandi. Okay. Tanto più conosco gli alunni camorristi, tanto più mi fanno quasi pena i figli di papà. E mi fai ricordare un aneddoto, dopo lo dico. Perché i figli camorristi hanno un loro codice d'onore e se io sono viva lo devo a loro. Perché dicevano, la nostra presidente tiene paura. E quando volevano salvaguardare la loro scuola, che io volevo che si chiamasse Giancarlo Siani, un uomo morto perché ricercava sempre la verità e non si fermava mai innanzi a tutto, volevo far capire chi c'era alle spalle. Dicevo, non parlavi, già so chi c'è dietro che non mi vuole qua. Difatti, quando mi portarono innanzi al senatore Gerardo Chiaromonte, che era il presidente della commissione antimafia, lui si informò, disse, state tranquilli, la Camuto ti vuole bene, perché dicono che voi tenete paura, voi dovete tenere altri politici, quelli no. Quando la mia scuola si chiamerà Giancarlo Siani, allora, tornando all'argomento che poteva sembrare quello di là, nella scuola non c'è nulla di necessario, tanto che tu cerchi l'utile, il necessario, cioè voglio dire, nella scuola devi attenerti, ecco, come diceva Domenico Sarnone, non devi insegnare ai ragazzi a dare risposte. Sono tutti, se non sono cretini, sanno dare le risposte, sanno studiare. Tu devi insegnare a fare le domande, a provocare curiosità, a voler sapere. Allora non è nulla necessario, non è necessario un orario, non è necessario un ordine, le regole se le devono dare loro. Loro infatti facevo fare le regole e poi wow, loro erano più severi di me se la regola non veniva rispettata. Quello hanno un codice che noi non abbiamo più, non interessa la bellissimo qua. Quanto stai dicalando questa esperienza, non vorrei tornare indietro, però mi ha fatto pensare al nostro amico e collega Simone Di Meo. Un aneddoto, quando lui ha fatto un incontro a scuola a Massa Dubrense, raccontava l'episodio con i ragazzi, questi qua della dedichegna, delle famose stese, eccetera, che un ragazzo diceva, aveva detto a Simone Di Meo, parlando un po' dei valori, no, della morale, eccetera, e il ragazzo dice a Simone, io per non stare in questa condizione, nella microcriminalità, avrei dovuto avere un padre come te, quindi avere un riferimento di questo. Grazie a Michele De Angelis, MDA7 Communication, Lina e Michele De Angelis, grazie a Nicolao.